Una persona molto buona e intelligente ha richiesto a tutte le persone che parlano di Steven Universe su YouTube di fare questo discorso, ma solo io ho accettato. E quindi accontentatevi della mia mediocrità. La società del pianeta Natale è una società ideale, assolutamente impossibile per la Terra. Tanto per iniziare, perché sulla Terra ci sono un sacco di pretese da parte dell'uomo: l'amore, il cibo, ho bisogno di dormire, cali psicologici, crolli psicologici, non posso lavorare tutta la vita, devo pure riposare. Le gemme non hanno tutto questo, le gemme sono perfette, vengono create con questa energia infinita che gli permette loro di non morire, non aver bisogno di sostituzioni o altro del genere. Semplicemente le gemme fatte male vengono buttate via e le altre vengono tenute. Ogni gemma nasce con un ruolo e uno scopo molto molto precisi e molto definiti. Loro sanno perfettamente fin dalla nascita che cosa devono fare, infatti non esiste una forma di, che ne so, invidia da parte delle gemme più povere verso quelle più ricche o verso quelle che stanno più vicine ai diamanti o altro del genere. Certo, c'è ammirazione o cosa del genere o disdegno da parte delle più altolocate verso le più bassolocate. Ma non esistono delle vere e proprie guerre sociali dove effettivamente delle gemme che hanno un certo ruolo vorrebbero averne un altro. Perché loro vengono davvero create per essere così. Non è come sulla Terra, dove ogni uomo ha la stessa utilità, la stessa dignità, eccetera, eccetera, eccetera. No, per le gemme no. Ma ci potremmo chiedere come sia possibile che effettivamente sul pianeta Natale sia moralmente accettato che le gemme difettose vengano trattate come se fossero disumane, come se fossero pezzi di fango. Com'è possibile che sul pianeta Natale sia così importante essere perfetti e nessuno si faccia due domande sul fatto che forse, ma dico forse, la vita degli altri può contare qualcosa? La società delle gemme è una struttura che giustifica la dominanza sociale. Visto che rifiuta completamente l'ideale dell'uguaglianza, le varie gemme non sono l'uno uguale all'altra con le stesse possibilità, e quindi è normale che qualcuno possa dominare su qualcun altro. È quello che succede da sempre anche sulla Terra, con uno schiavo che deve obbedire al padrone, ma in questo caso non esistono rivolte, perché tutto questo è moralmente accettato. L'intero sistema delle gemme giustifica tutto questo. Se una gemma si trova in una situazione in cui non c'è nessuno che possa mai pensare o prendere in considerazione l'idea che qualcuno possa essere valido come persona, come entità, a prescindere dal suo ruolo sociale, beh, finisce per crederci e basta. Se noi staccassimo la spina a una persona in coma perché tanto è inutile alla società, a prescindere dal fatto che si possa salvare o meno, beh, nel nostro mondo verremmo trattati male e verremmo puniti per questo e inizierebbe un dibattito, una sorta di polemica e sul pianeta Natale non succederebbe. Sul pianeta Natale si direbbe: ok, sì, è la cosa più giusta che si potesse fare. Non esistono due fazioni, una che pensa che quella vita andasse salvata e l'altra che pensa che quella vita fosse inutile. No, 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 ce n'è una sola, quella che pensa che la vita fosse inutile. È come se avessero fatto il lavaggio del cervello alle gemme e le avessero costrette a pensare in un certo modo. Ovviamente non c'è nessun lavaggio del cervello, loro semplicemente nascono e crescono in una società fatta in questo modo. Non è una cosa del tutto programmata, vengono create per questo. Ma ci potremmo chiedere come sia possibile che effettivamente sul pianeta Natale sia moralmente accettato che le gemme difettose vengano trattate come se fossero disumane, come se fossero pezzi di fango. Potrebbe essere una questione innata. Cioè la solita paura del diverso che tutti quanti hanno, grazie alla quale le gemme vedono gli umani come, ok, sì, pensano come noi, sono intelligenti come noi, ma non contano nulla. Perché? Perché non li conosciamo e poi sono strani. Oppure il fatto che, ok, io so che uno zaffiro è fatto così e vede il futuro, se uno zaffiro non è in grado di vedere il futuro, non è un vero zaffiro. Quindi c'è questa sorta di paura di diverso dove è uno zaffiro o non è uno zaffiro? Devo trattarlo oppure no? E se fosse strano e se fosse violento? Quella paura del diverso che un po' tutti possono avere e che può aver riportato tutto questo, ma non ha del tutto senso comunque, non ha del tutto senso. Insomma, per quanto possa essere una cosa innata, è strano che sia davvero innata in tutti, senza una minima eccezione se non sul pianeta Terra. Opzione numero due potrebbe essere per un capro espiatorio, cioè come succede proprio in questo momento in Italia, si può scegliere che una certa parte della popolazione sia pericolosa. Punto. Loro sono inutili, loro sono pericolosi, è colpa loro se le cose vanno male, colpa loro se le cose vanno male. E quindi si può dare la colpa alle gemme difettose per tutte le cose che sul pianeta Natale non funzionano, ma vediamo anche che il pianeta Natale funziona. Quindi non possono aver fatto poi questi grandiosi danni tanto da creare tutto questo odio, questa accettazione sociale.
Insomma, il malcontento in un'utopia suona un po' strano. Quindi la giusta soluzione dovrebbe essere la terza, cioè per mantenere lo status quo. Calmatevi, calmatevi, non, solo perché sto usando delle parole complesse non significa che sia un ragionamento complesso, ok? Immaginate una bilancia con due pesi, ok? Noi abbiamo delle gemme che hanno un certo ruolo e gemme che hanno un altro ruolo. E funziona perfettamente così. Se ci sono due gemme che ne so, distruggono, ce ne sono altre due che creano, in modo che ci sia un equilibrio perfetto. Se tutte e quattro le gemme creassero, si creerebbe uno squilibrio. Se tutte e quattro le gemme distruggessero, un altro squilibrio. Lo status quo è quel cercare di mantenere una sorta di equilibrio sociale, dove tutto funziona, perché è stato perfettamente calcolato ed equilibrato. Mettiamo che permettessero a delle gemme che non funzionano di far parte della comunità del pianeta natale senza problemi, ok? Si romperebbe lo status quo, perché ci sarebbe questa sorta di controsenso. Facciamo un esempio. Se tutte le gemme vengono create per avere un certo scopo, l'unico caso in cui non riescono a compiere quello scopo è quello in cui siano difettose. Tu non puoi controllare i difetti di una gemma, capitano per sbaglio. Se fosse fatta apposta per essere difettosa, non sarebbe difettosa. I difetti sono cose che non ci dovevano essere, che vanno contro il progetto, un qualcosa che non ha funzionato. Quindi facciamo un esempio con Ametista, ok? I soldati di quarzo sono stati previsti per avere una certa altezza, una certa forza, certe armi, eccetera, eccetera, eccetera. Vengono create apposta per quello. E poi abbiamo Ametista. Ametista è più bassa. E quindi una cosa che qualsiasi altro quarzo farebbe senza problemi perché è stato creato apposta per farla, Ametista non la può fare. Facciamo un esempio stupido: raggiungere uno scaffale alto. Le altre ametiste sono state create apposta con quell'altezza per raggiungere quello scaffale. Ametista no. E che si fa? Probabilmente Ametista inizierebbe a ragionare sul fatto che, hey, nessuno è inutile del tutto, ci sarà qualcosa in cui Ametista è utile. Il problema è che quella cosa in cui Ametista è utile è imprevedibile. Potrebbe essere qualsiasi cosa. E lo status quo si romperebbe. Perché lei potrebbe non essere più utile a loro, ma essere utile a loro. E squilibrare il tutto. E se qualcuno può permettersi di dire, ma lui ha potuto scegliere, cioè io non posso scegliere, ma perché lui può scegliere? Lui può scegliere perché non è fatto per quello. Qualcuno può non essere fatto per ciò che sta facendo? È stato creato apposta per fare quella cosa, ma non è fatto per quello? Creerebbe una serie di problemi, dei dubbi. Bisognerebbe rispondere a parecchie domande. Bisognerebbe parlare di parecchie questioni, molto filosofiche, molto complesse, se ne può discutere per ore. Il pianeta natale non se lo può permettere. Perché se le gemme iniziassero a pensare che non è importante essere utili per il loro scopo, probabilmente non lo farebbero più. E diventerebbero socialmente inutili. È per questo che ce l'hanno così tanto con la ribellione, perché non è tanto una questione del oh, io comando e loro si ribellano a me. È che se le gemme del pianeta natale sapessero della ribellione, potrebbero ragionare sul fatto che perché tutto qui è visto con un'utilità quando l'utilità non è importante? No, il pianeta natale deve dare l'importanza all'utilità. Perché se le gemme iniziassero a pensare che non è importante l'utilità che hanno, automaticamente smetterebbero di fare ciò che stanno facendo. Insomma, facciamo un esempio veloce. Il vostro compito è respirare, ok? Quindi, vostro lavoro nella vita, siete stati costruiti apposta per quello, è sedervi su una sedia e respirare. Respirare. Lì seduti. Respirare. Punto. Se respiri sei utile. Probabilmente ha una qualche utilità sul pianeta natale o altro del genere. Sei perfettamente in grado di farlo, sei stato costruito per quello. Un pesce non potrebbe fare il tuo ruolo, ok? Puoi farlo solo tu. E le altre creature create esattamente come te, con lo stesso scopo, respirare. E tu sei lì seduto a respirare. Non si possono permettere che tu provi forti emozioni o altro del genere, perché se tu sei triste magari ti passa la voglia di stare seduto e respirare, e magari vorresti stare sdraiato e respirare, no, devi stare seduto. Ma se sei triste magari ti mette a piangere e respiri in modo affannoso o singhiozzante, no, devi solo respirare, come fai di solito. Le emozioni sono pericolose, possono impedirti di fare il tuo lavoro. Se sei un diamante triste, puoi finire per non avere la mano ferma che serve per controllare le gemme. Se sei una lapislazzuli arrabbiata, anziché terraformare, potrebbe distruggere le cose in un attacco di rabbia. Le emozioni sono pericolose.
Perché se esiste la felicità vera e propria, esiste anche la tristezza vera e propria. E non va bene tutto questo, non va bene, è pericoloso per le gemme. Perché altrimenti tu che devi semplicemente star seduto a respirare, sei fatto apposta per quello, potresti pensare che un giorno, boh, ti potresti arrabbiare e respirare di più affannosamente e più velocemente. Oppure rattristirti e singhiozzare mentre respiri e fare male il tuo lavoro, anche se sei fatto per quello. Immaginate che cosa può succedere se voi, che siete stati creati per respirare, a un certo punto incontraste Quarzo Rosa che vi guarda e dice: ok, respirare ti piace, lo fai, sei fatto apposta per respirare, non puoi farne a meno. Però io ti dico che, per quanto a te piace respirare, puoi anche farlo facendo una passeggiata. E tipo ti porta e scopri che anziché stare seduto in una stanza bianca a guardare il nulla e respirare, potresti anche respirare all'aria aperta. O respirare vari tipi di odori, il profumo salmastro del mare, il profumo di questo fiore e goderti la vita. Respiri lo stesso, eccetera, fai comunque il tuo ruolo, però non come lo vorrebbe il penitenziario, perché il penitenziario vuole che tu stia seduto. Perché? Perché altrimenti è inutile, perché se stai seduto e respiri è utile, ma se respiri in culo al mondo non va bene. Magari la tua utilità è quella di produrre anidride carbonica. Se tu la produci in quella stanza bianca, ok, l'anidride carbonica resta lì, ma se invece te ne vai? Sì, l'esempio potrebbe essere abbastanza stupido, però questo potrebbe aiutarvi a capire ciò che sto per dire ora. Gli ideali della ribellione sono quelli che anche una gemma inutile può essere utile. Non ha importanza che una gemma sia utile o inutile. Nell'esistenzialismo l'uomo si divide fra essenza ed esistenza. L'essenza è legata al ruolo, che può essere un ruolo sociale, il tuo lavoro, può essere il tuo ruolo nella catena alimentare. Si tratta di tutti quei connotati che tu ti ritrovi ad avere e non puoi scegliere. Nessuno sceglie dove nascere, o in che epoca nascere, o se nascere maschio o femmina, con dei difetti genetici, meno intelligente degli altri o più intelligente degli altri. Nessuno sceglie tutto questo. Capita. Ma tutto questo riguarda pure i sassi. Anche i sassi non scelgono di essere piccoli, grandi, medi, enormi, cristallizzati, non cristallizzati, solidi, liquidi, gassosi è possibile, credo. L'uomo no, l'uomo può scegliere. L'uomo è diverso dalle gemme. Le gemme nascono e crescono in una società che impone certe cose e impedisce loro di esistere davvero. L'essere umano può scegliere, la gemma no. Solo quando la gemma incontra l'essere umano inizia a farsi delle domande e dire: ok, allora posso scegliere? Ma il concetto di base è che alla gemma è preclusa la scelta in ogni modo, in ogni caso. È come se la gemma avesse solamente l'essenza. Ovviamente ha anche un'esistenza, come abbiamo visto, ma sembra quasi che abbia una sola delle due. O almeno questa è l'intenzione del penitenziario, fare in modo che le gemme abbiano solamente un'essenza. Per noi esseri umani che stiamo guardando questo video su YouTube, beh, l'essenza non dovrebbe mai prescindere l'esistenza. In altre parole, il ruolo che avete, ciò che siete, non dovrebbe venire al primo posto, ma piuttosto la vostra esistenza, ciò che potete scegliere di essere, dovrebbe venire al primo posto. Per questo le gemme, quando si allontanano dal loro mondo, hanno una crisi esistenziale. Perché se prima esisteva solo l'essenza, ora stanno pensando che, ehi, esiste l'essenza, ma esiste anche l'esistenza. Allora l'essenza che cos'è? L'essenza non è esistenza, l'esistenza è essenza. E sono più confusi di voi che state guardando questo video e che avete ascoltato fino ad ora questo discorso abbastanza. Quando la gemma può scegliere, ecco che arriva la crisi esistenziale e nulla ha più senso. Immaginate una persona in coma, ok? Sdraiata in un letto, che utilità può avere rispetto alla società? Nulla, nulla. Bisogna sprecare energia, macchine, eccetera, per mantenerla in vita, però perché la mantiene in vita? Nel nostro mondo reale diamo importanza alle emozioni, eccetera, e quindi ha senso tenerle in vita. Ma sul pianeta natale una persona del genere è da buttare via e basta, è inutile. Non serve a nulla il pianeta natale, non possiamo sprecare energia per quella persona uscita male. Sulla Terra siamo tutti difettosi, non esistono due persone uguali. Sul pianeta natale invece no. Il punto interessante però è che questa perfezione infinita del pianeta natale è distopica. Perché non è semplicemente un'utopia dove loro vivono felici e contente, ma hanno comunque una traccia della loro identità personale. Per quanto abbiamo visto un sacco di ametiste nella serie, ogni singola ametista è diversa l'una dall'altra. Magari hanno un carattere generale molto simile, un aspetto esteriore estremamente simile, un modo di fare simile, ma sono diverse, individui. Cosa che il pianeta natale non può prevedere.
È così infatti che funzionano le grandi utopie, che siano il comunismo, il fascismo, il nazismo o qualsiasi altra cosa del genere. Non tengono di solito conto dell'individualità delle persone, vedendole più come una massa o come un'utilità rispetto a qualcosa, senza prendere davvero in considerazione la possibilità di un'eterogeneità dei modi di pensare. E del fatto che certo una cosa funzionerebbe perfettamente applicata a delle persone che sono tutte quante molto simili fra loro. Ma essendoci un'enorme diversità fra le persone, le cose possono diventare più complicate. Le gemme in realtà hanno una differenza fra di loro, non sono davvero tutte quante create perfette come dovrebbero essere, ma hanno un minimo di difettosità. Nessuna gemma è perfetta al 100%, diciamo che è una perfezione come quella delle gemme, che può raggiungere il 99%. 99% se le fa Walter White. No, comunque un 99%, non un 100%, hanno tutte quante un qualcosa che non è del tutto perfetto, perché hanno delle emozioni, una personalità, che non sempre può essere la più adatta o la più conforme al pianeta natale. Per quanto Rubino e Zaffiro siano state create per essere perfette per il pianeta natale, a un certo punto scoprono di potersi fondere fra loro. Non c'è stato bisogno di Quarzo Rosa che glielo dicesse che potevano farlo, l'hanno fatto per conto loro, era già intrinseco nei loro cervelli che loro potessero farlo. Loro avevano quel minimo di difettosità rispetto a come il pianeta natale l'avrebbe volute, che le ha portate a dare importanza delle emozioni e dei sentimenti. Ed è così per tutte le gemme del pianeta natale, che soffocano questa parte di loro perché rovinerebbe lo status quo. E quindi devono accettare moralmente, per lo status quo, che ogni gemma abbia la sua utilità, che certe gemme valgono meno di altre. E quindi non riescono a concepire che anche la gemma più inutile del mondo possa avere un'utilità, perché si rendono conto che se tu dai importanza a qualcuno che non ha tanta importanza quanto te, sei tu a rimetterci. È un sacrificio che tu fai. Permettere a una persona inutile per la società di sopravvivere significa che tu devi lavorare di più per permettere a quella persona di sopravvivere, sebbene quella persona non abbia un'utilità. E sul pianeta Natale questo è inaccettabile. Ora, prendiamo una Peridot e mettiamola sul pianeta Natale. Ora prendiamo una Peridot e mettiamola sulla Terra. Ok? Che cosa otteniamo? La Peridot arriva sulla Terra, non può svolgere il suo compito di iniettrice di gemme, e che cosa fa? Nulla, è inutile. Può fare un milione di cose, ma non saranno più legate alla sua utilità. Sulla Terra tutto diventa inutile, perché? Perché non appartiene al pianeta Natale. E quindi ha la logica degli esseri umani, quella dove ogni singola cosa è importante, fondamentale, unica e irripetibile. Per le gemme non è così. E quindi, una volta tolta dalla società, una Peridot si sente inutile. Perché certo, la sua era utile, era utile, era utile, ma per la sua società. Al di fuori, no. E finché loro non sanno nemmeno che si possa vivere al di fuori di questa società senza morire, non possono essere convinti, ma una volta che ci provano, tutto cambia. E vediamo tre possibili vie, tre crisi esistenziali che possono portare una gemma del pianeta Natale a scoprire che forse il modo in cui hanno ragionato finora non è del tutto corretto. Si tratta di crisi esistenziali, in quanto una gemma capisce che la vita che credeva avesse un certo senso non ha più senso. La vita di una bismuth ha senso dal momento in cui produce un sacco di edifici. Più edifici produce, più lei è brava. Se una bismuth non può più produrre edifici, forse la vita non si basa su di questo. Forse la vita ha un'altra utilità. Forse è la vita. E così la bismuth, anziché creare edifici, prova a fare qualcos'altro. E quando fa qualcos'altro, si rende conto che esiste la pizza. La pizza! Esiste il mondo, le farfalle, i colori, la musica, l'arte, le serie TV su Netflix. Scopre che la vita è bellissima. E volete che a un certo punto dica: no, aspetta, voglio tornare a fare edifici e rinunciare a tutto questo? No! Chi mai lo farebbe? Chi? Per quanto ti possa piacere il tuo lavoro, effettivamente, una volta che scopri che non è poi così fondamentale, qualcosa cambia dentro di te. Qualcosa cambia nel profondo dentro di te. Una crisi esistenziale è una cosa devastante che colpisce nel profondo una persona e dopo averne avuta una, la persona può crollare psicologicamente oppure può uscirne, ma ne uscirà sicuramente cambiata. E ci sono tre vie di fuga dalla crisi esistenziale. Per iniziare c'è Lapis. Lapis ignora l'assurdo. Lapis dice: ok, voi mi state dicendo che io non sono utile? Non è possibile.
No, no, non è fisicamente possibile. No. No. L'Apis non riesce ad accettare l'assurdo. Tant'è vero che l'Apis cerca di andarsene dalla Terra in più occasioni. Steven gli ha appena curato la gemma e lei che cosa pensa? Svolazzarsene sul pianeta natale. Poi ricade sulla Terra, succedono un milione di cose, dopo essere stata intrappolata tanto tempo con Jasper, qual è la nuova cosa che pensa? Tornare sul pianeta natale. Qui la vita non ha senso. Perché dovrei star qui? Voglio stare lassù. Perché qui... Insomma, l'Apis pensa che la Terra sia talmente assurda e non vuole affrontare questa cosa. Non vuole dover scoprire che in realtà tutto ciò che fa è inutile, che in realtà tutta la cosa per cui è stata creata è inutile. No, preferisce il pianeta natale, quindi ci torna tutte le volte. Anche se sul pianeta natale sta male, quella è una cosa che conosce, quella è una cosa che lei sa che cosa sia. Mentre la Terra... Jasper, quando arriva sulla Terra, inizia ad ignorare l'assurdo. Immaginate il punto di vista di Jasper. Lei viene creata sul pianeta natale e viene convinta fin da quando è piccola di essere perfetta. E come ho già detto nel video di Jasper, non si tratta di un modo in cui lei si eleva, non è come nel mondo reale quando qualcuno crede di essere perfetto ma non lo è. Lei lo è davvero. Jasper è davvero perfetta, nel vero senso della parola, in tutti i sensi della parola. In tutti quelli che possono essere interpretati dalle gemme, dal punto di vista umano, no, ma perché per gli umani la perfezione non esiste, ma per le gemme sì, perché è come se fosse un numero, come la matematica, ok? La perfezione è un certo numero, che è il massimo possibile immaginabile. Se tutte le gemme potessero essere valutate da 1 a 100, Jasper sarebbe il 100. Ed è una certezza matematica, scientifica, un dato di fatto, non una sua convinzione. È vero, lei è il 100. E quando arriva sulla Terra e viene battuta da una fusione, impazzisce. Quando perde, lì vede l'assurdo della Terra, dove il suo 100 è come se non esistesse. E un 4 può battere un 100. E è inconcepibile questa cosa. Questo perché sulla Terra ci sono delle metriche e delle logiche completamente diverse da quelle del pianeta natale. E non ha senso tutto questo. Persino per voi dovrebbe essere complicato riuscire a pensare che la stessa regola su un pianeta funzioni e sull'altro no. Si tratta di perfezione, com'è possibile? Com'è possibile che la stessa gemma sul pianeta natale possa essere una schifezza che non vincerà mai e sulla Terra abbia potere? Finge di essere ancora sul pianeta natale, non prova a cambiare il suo modo di pensare. No, non esiste, non, il pianeta Terra non esiste, punto. Cioè, sta gente è pazza e basta, non è reale, non crede che gli ideali delle Crystal Gems siano ideali. Lei preferisce morire. Si suicida. Si suicida in modo abbastanza simbolico perché lei, quando Steven propone di aiutarla, rifiuta l'aiuto. Certo, è anche una questione di orgoglio perché non può farsi aiutare dalla sua nemica, però lei preferisce rinunciare a se stessa e a tutto ciò che è, piuttosto che provare a discutere e ad accettare l'assurdo. La Terra è l'assurdo, la Terra che non ha senso, la Terra dove non ha importanza il fatto che lei sia perfetta. Per lei è assurdo, assurdo, assolutamente assurdo. Quindi lei rifiuta la Terra e preferisce morire piuttosto che restarci. E finché ci sta, sta male, è angosciata, è distrutta, si fa domande su se stessa, non prova a scoprire come funziona la Terra, la rifiuta, ma sta male. Non fa come l'Apis, non cerca di scappare. Però cerca di comportarsi come se non stesse affrontando un problema, ma come se lei semplicemente dovesse risolvere una piccola scaramuccia. No, non come se lei non avesse più importanza, ma come se lei avesse ancora importanza, ma sta gente è scema. E poi c'è la via di Rose. La via di Rose che è la stessa di Perla, che è la stessa di Garnet, che è la stessa di Peridot. Cioè la via di Rose è quella che quando scopre che il mondo che lei conosceva forse non funziona esattamente in quel modo in cui lei pensava che funzionasse, beh, Rose ci riflette un attimo e dice: ma se il mondo è meraviglioso, forse mi hanno mentito finora. Lei è l'unica che, anziché dire no, non mi piace questa cosa, me ne vado, oppure no, non mi piace questa cosa, ma tanto non è una cosa del tutto reale. Lei ha una crisi. Lei si innamora.
Si innamora follemente di questa cosa nuova, diversa. Vuole conoscerne di più, di più, di più, di più, di più, di più, di più. Si può fare come Rose, che va dritta come un treno. Si può fare come Garnet, che si concentra su una cosa sola e poi da lì si dirama tutto il resto. Può fare come Perla, che visto che ama Rosa, riesce a vedere l'amore che lei prova verso le altre cose. Può fare come Bismuth e mantenere un forte odio verso quelle che gli hanno mentito fino ad ora. Può fare come Peridot, che vuole far finta. Che no, 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 io non faccio parte di queste cose, però intanto ci prova, fa un tentativo. Dopotutto sono queste le tre cose che vi possono capitare quando avete una crisi esistenziale. Per esempio, l'omosessualità è una di quelle cose che la gente realizza dopo aver avuto una crisi esistenziale, no? Un completo modo diverso di vedere se stessi. Il metodo di Jasper sarebbe quello di tutte quelle persone che dicono: ma no, è un feticismo, cioè quella volta che ho fatto quella cosa in realtà era per quello, e giustificano tutte quante le loro azioni dicendo: vabbè, non è reale la mia omosessualità, io in realtà sono eterosessuale e basta. Poi c'è Lapis, che ne scappa, è terrorizzata, non gli puoi dire sei gay, no! Vuole starne lontana, non vuole sentire parlare di questa cosa e basta, punto. Non vuole far come Jasper, che in fondo lo sa, però no, lo rinnega. E gli dà poca importanza o altro del genere. Puoi fare come Lapis, che ne ha talmente il terrore o è talmente convinta che sia sbagliato questo dubbio dentro di lei che non affronta la cosa e scappa. Oppure puoi fare come Rose e innamorarti di questa parte di te, scoprire che fa parte di te, accettarla anche se è difficile e alla fine vivere bene. Il metodo di Rose è il migliore per affrontare qualsiasi crisi esistenziale abbiate, di qualsiasi tipo sia. E lo può essere anche nei confronti del pianeta natale. Il metodo di Rose, che è quello che alla fine usano tutte le Crystal Gems, ma come stiamo vedendo negli episodi appena usciti, c'è anche qualcun altro che si sta rendendo conto di questa cosa. Forse loro ci hanno sempre mentito, forse c'è qualcosa di bello nel mondo là fuori. E vogliono scoprirlo, vogliono provare a fare un tentativo, accettarlo e scoprire che cosa c'è di così bello perché alla gente possa piacere. Rose è stufa di sentirsi dire che non hai scelta. Lei vuole avere una scelta, lei vuole poter decidere che cosa fare della propria vita. La sua utilità non ha più importanza. Può avere utilità nella ribellione, può non avere un'utilità e basta. Lei è bella così com'è, come ogni altra persona che fa parte delle Crystal Gems. Tutte le gemme vengono considerate di uguali pari dignità. E non si vede l'ora di scoprire qual è la novità di questa nuova gemma. Non ci vuole uno schema, voglio sapere esattamente che gemma avrò. No, a lei piace conoscere ogni singola gemma come se fosse la prima volta che ne vede una, come facciamo con le persone reali. Lei non ha pregiudizi, lei vuole semplicemente scoprire il mondo. Se avete studiato un po' di filosofia, sapete che Rose sta rinnegando la vita inautentica. Quella dove non si gode la vita, ma si gode la vita solo rispetto a un certo aspetto della propria vita. Dove quindi non si vive semplicemente bene, ma ci si concentra talmente tanto su un certo aspetto da dimenticarsi di vivere. Tutte quelle persone che danno talmente tanta importanza a guadagnare i soldi per poter vivere bene, da dimenticarsi che poi c'è anche la parte in cui devono vivere bene e che non possono rimandarla avanti all'infinito perché magari muoiono domani. Rose vuole la vita autentica. Quella dove, vabbè, magari non sono utilissima, magari non sto facendo la cosa più bella del mondo, magari non è utile in una società, ma voglio vivere. Voglio vivere, chiedo solo questo. Non ha senso lavorare per potersi godere la vita, goditela e basta. Il lavoro è una cosa in più, non deve essere un obbligo che pesa su di te e che giudica ciò che sei. Il metodo di Rosa è anche quello che ti porta a comprendere finalmente che l'unico motivo per cui il pianeta natale ripudia certe categorie di gemme è quello, lo status quo. E che quindi se tu non dai importanza allo status quo e hai una libertà radicale, cioè una libertà dove è importante che ognuno abbia la propria libertà a costo di sacrificare la tua, dove insomma cerchi di dare spazio a più persone possibile, più spazio possibile a ogni persona possibile. Beh, se cerchi di fare così, ti rendi conto del fatto che forse tutti hanno lo stesso valore, la stessa dignità, non c'è qualcuno che vale di meno. E Rose applica questa cosa davvero a tutti. Quindi non pensate che tutte le persone buone si meritino questo, perché dal momento in cui voi non siete dei in grado di sapere perfettamente se una persona sia buona o meno, forse dovreste evitare l'argomento. E trattare semplicemente gli altri con dignità, a
Hai ucciso 40 persone, la stessa dignità di una persona che non ha fatto male a nessuno. Questo è il pensiero di Rose, ma è molto complesso, magari lo approfondiremo in un video su Bismuth. Ditemi che ne pensate e in descrizione trovate lo scritto originale del ragazzo che ha proposto tutto questo. Così potrete leggerlo anche voi e trovare cose che io non ho trovato e magari fare un discorso migliore rispetto al mio.